Vai. Riprova. Riprova. Non funziona niente, ragazzi. Funziona niente. Funziona assolutamente niente. Comunque, bella ragazzi, bentornati sul mio canale. Benvenuti nella mia quasi nuova casa. Nel senso che comunque la casa è questa, eh. Anzi, vi faccio vedere un attimo una panoramica. Esatto, parole sante. E poi c'è anche la piscina verde. Bellissima. Comunque, io devo andare dove non c'è il sole. Adesso vi farò vedere un attimo come funziona qua. Non è chiaramente il video definitivo sul trasloco, perché poi ci sarà quello figo, no? Però adesso che, come avrete letto dal titolo, ci sono un po' di lavori in corso. Qui siamo intorno alla casa, mi sto facendo un tutorial. E finalmente riesco a vedermi perché non si vede niente. Allora, qui siamo intorno alla casa e come vedete c'è tutto il giardino con l'erba che va un attimino sistemata. Questo è lo stanzino dove dormirà mia madre. Io sto attento a dove metto i piedi, raga, perché... Allora, qui abbiamo il tavolino molto simpatico, molto sexy, che al momento non serve a un cazzo. Bene, allora, eccoci qua. Questo è il camino, che è la cosa forse più carina in questo momento. Abbiamo anche una pallina da tennis, molto rimbalzante. Qui entriamo dentro casa e troviamo un lavoratore molto... Un onesto lavoratore molto assorto nei suoi pensieri. E questa casa è vuota al momento. La telecamera, non si vede bene. Tutto vuoto. Però comunque questo sarà il salone, ragazzi. Guardate quanto sono malato, mi riprendo allo specchio. Poi questo quindi sarà il salone, qui dovrebbe esserci poi un televisore. Come si fa? Ecco così, no? Televisore figo, perché il televisore è figo. Allora, qui la cucina, che probabilmente è l'unica cosa che c'è. Già. Che è anche figa. Guardate il frigo. Dov'è il frigo? È questo, sì. Questo qua, vedete, c'è anche il ghiacciolo, cioè. Qui abbiamo il piccolo bagno. Io non penso di entrarci da dentro perché è troppo piccolo. E qui abbiamo un'altra volta il Federico malato che si vede allo specchio. Ciao ragazzi, ciao. E niente, qui abbiamo la porta all'intercapedine. Comunque questa dovrebbe essere tipo lo stanzino per le giacche, eccetera. Direi che finalmente, ragazzi, si sale. E un altro specchio, incredibile, ragazzi. Ho troppi specchi dentro sta casa. Comunque stiamo salendo. E attenzione, ragazzi, perché adesso arriva il bello. La televisione. No, è proprio la radio. È per dirsi proprio la radio. Ecco. Sono andato con le cattive perché non riuscivo a spegnerla, quindi direi che staccare la spina è la cosa più bella. Allora, siamo al piano di sopra. Questa porta e ha una stanza che poi dovrebbe, che puzza, c'è un'umidità qua dentro, raga, che poi deve... E questa sarà tipo lo studio di mia madre. Ok. E ora, allora, abbiamo questa che diventerà una stanza, la stanza degli ospiti presumibilmente. Quindi si entra in questa porta molto tosta. E questa è tutta la stanza, che in realtà è un buco, però voi fate finta che sia una stanza grande. Poi si procede di qua con la stanza di mia madre. Mazza, ma la ricordavo più grande, sinceramente. Però comunque, allora, qui ci sarà il letto, o forse di qua. Comunque qua, allora, questo qui che vedete è una colonna che serve a separare la cabina armadio dalla stanza. Quindi diciamo che o qua ci sarà il letto e di conseguenza o qua o là ci sarà la televisione. Ma attenzione, ragazzi, perché adesso, luci permettendo, io vi farò vedere una cosa. Potreste non reggere il colpo. Questo è un bagno, signori. Questo è un bagno, signori. Allora, io penso che questa sia una cosa altamente coatta, che però c'era già. Cioè, non è che l'ho fatta io, c'era già. Poi ci sono troppi specchi. Però è un bagno grandissimo che penso possano utilizzare due persone. Perché come vedete,
Allora, di qua abbiamo un lavandino giallo con lo specchio. Di qua abbiamo un lavandino rosso con lo specchio. Di qua la vasca da bagno, almeno quella bianca. E di qua, vabbè, le cose, no? Da bagno. E qui abbiamo un altro bagno che mi piace di meno, più che altro per i colori. Perché come vedete invece questo bianco celeste. Diciamo che c'era poca normalità in questa casa. Prima che arrivassi io, adesso ancora peggio. Questa è la cosa più importante della casa. Allora, questa qua, che apparteneva a una ragazza, infatti sarà la mia stanza. Quindi poi vi farò vedere più avanti tutto il setup, eccetera. E... un attimo ragazzi, sto registrando. Ciao. Allora, cose importanti che la gente normale non riesce a capire. Di qua ci sarà il letto con gli armadi e tutto quanto. Poi, di là, non mi ricordo sinceramente. Di qua invece abbiamo un settore interessante perché ci sarà tutta una scrivania, qua sopra la televisione e poi vabbè, tutto il settore YouTube, eccetera. Poi, ragazzi, si esce dal sul balcone. E una volta usciti sul balcone troverete mio zio e mia madre. Abbiamo appunto la panoramica del balcone. E quindi tanto sotto abbiamo la piscina, come potete ben vedere, e con il prato e tutto quanto, la casa, le vie, gli esseri umani. E più avanti invece potrete sicuramente notare il mondo. Arrivati alla meta divina, abbiamo incontrato mio zio. Puoi chiudere tu il video, sai come si chiude un video, zio? Sì, spingi il bottone. Di solito si dice ciao a tutti, iscrivetevi, passate da Facebook e Instagram, perché su Instagram mi devono seguire, metto tante foto. E poi la cosa più importante è quella che avevi detto tu prima, ovvero mamma, vediamo se hai sentito. Bene, non l'ha capita. Detto questo ragazzi, passate, come ha detto lui, perché l'ha detto, non l'avete sentito, ma l'ha detto, passate da Instagram, Facebook. Dammi il dito. No, il pollice, l'indice. Quindi, ciao a tutti, bottoncino, bravo.